Primo tempo tanti errori, terzo quarto, dal terzo quarto in poi emozioni a non finire. Vabbè, è un derby, i derby sono così. Diciamo, primo tempo brutto, anche Enrico l'ha visto e non gli è piaciuto, però a parte gli scherzi, un po' nervoso perché comunque c'è un derby, ha un valore più che per la classifica, anche un discorso emotivo. Noi eravamo contratti, loro erano contratti, poi dopo diciamo ci siamo un po' sciolti. Terzo quarto siamo riusciti meglio a fare le cose che avevamo preparato, abbiamo giocato più fluidi, più aperti, più liberi anche un po' di testa, perché comunque all'inizio eravamo un po' contratti come ho detto prima, e alla fine penso che abbiamo fatto una partita di buon livello, perlomeno per due quarti molto buon livello. Quello che si è sentito è stato proprio la differenza tra il primo tempo e il secondo tempo, un totale capovolgimento, soprattutto mentale. Sì, beh, è vero, nel senso quello che dicevo prima, alla fine parti che sei contratto, comunque loro sono una buona squadra, non è che non abbiamo giocato contro una squadra scarsa, ci hanno messo in difficoltà, ci hanno rotto i giochi, e poi dopo però abbiamo trovato le nostre misure ed è stato pure insomma bello per noi riuscire a portarla a casa, anche perché avevamo un derby d'andata da vendicare che ci ha bruciato per tutto il girone d'andata. Prossima partita molto dura, che cosa ci aspettiamo? Che ci aspettiamo? Noi di nostro, con Enrico, cerchiamo sempre di dare il massimo, che la partita sia contro Recanati, che sia contro Valdiceppo, che sia contro chiunque, qualsiasi squadra, ci mettiamo sempre il massimo e io personalmente spero di riuscire a fare con la squadra una partita di livello, perché comunque andare a Recanati e vincere, puoi vincere solamente con una partita di alto livello. Allora, buon 2018. Grazie anche a tutti i tifosi. Anche da Enrico. Sei stato bravissimo, Valerio. Grazie, ma lui è di parte. Grazie. Ciao.